Pronto? Padre Severo, è successo un'altra volta. Un'altra volta. Signor Giavella, per cortesia si calmi. E non al telefono. Siamo stati noi. Vero, è colpa nostra. Per favore, non ne pensi neanche certe cose. Ma questa volta com'è successo, padre? Come? Signor Giavella, mi scusi, ma ora devo lasciare, Arrivederci. eh? Siamo stati noi. Non l'abbiamo risvegliato. Arrivederci. Pronto? Cavaliere, sono io. Padre Severo. Senta, mi ha appena chiamato sua moglie. Oh, mamma mia. Che voleva? Non se lo immagina? Era molto agitata. Io ho paura che possa parlare, fare una sciocchezza, non lo so. No, non si preoccupi di mia moglie. A lei ci penso io. Ma come fa a essere così sicuro? Cioè, forse è sufficiente. No. Forse siamo ancora in tempo, no? È già troppo tardi. Questa storia deve rimanere tra di noi. Conviene a me, ma conviene Conviene anche a lei, lo capisce, vero? Sì, certo, lo capisco, sì. Bene, adesso dobbiamo salutarci. Cavaliere. Mi raccomando, sua moglie. E io mi raccomando a lei, siamo nelle sue mani. Arrivederci. Bianca, che Ehi, c'è? che c'è? Che mi sento a disagio. Non ci sono abituata io a dire le bugie, lo sai. Ma non devi dire nessuna bugia. È una piccola omissione a fin di bene, lo sai, se qui si scoprono che sei incinta e tra qualche mese vai in maternità, poi magari non Lo t'assumo. so, lo so. Però scusa, come facciamo quando si comincerà a vedere il pancione? Perché si vedrà a un certo punto. Vabbè, gli diciamo che l'abbiamo scoperto in quel momento, Beh, una lì. dottoressa molto furba, Beh, tu nel frattempo gli fai vedere quanto sei brava a lavorare, come sei affidabile, come te la cavi bene con i bambini. Va Dai, però, convintala. bene, dai. Amore, Ehi. come va? Non ti voglio stressare ulteriormente. Però ricordati che padre Severo rimane un ottimo cliente della società che mi paga lo stipendio. Faccio la brava. Credo che le sappia, dottoressa, che la clinica è aperta da poco. Dalla fine degli anni 60 è in totale stato di abbandono. Beh, avete fatto un gran lavoro. Beh, in realtà c'è ancora un anno da terminare. Ma fra una settimana siamo pronti a inaugurare. E se Dio vuole, la salute l'assiste, sarà presente anche donna Letizia. Mi perdoni, lei non può sapere. Donna Letizia non ama la pubblicità. Fa del bene in silenzio e in umiltà. Bene, tutto questo non esisterebbe senza il suo generoso intervento. Ha finanziato a lei tutti i lavori di ristrutturazione. Deve essere una donna eccezionale. Sì, lo è. Il Signore non l'ha benedetta col dono di un figlio, lei ha dedicato tutta la sua vita per aiutare i bambini che soffrono. Vede, padre,
Nel mio piccolo, lo stesso motivo per cui ho scelto di fare medicina pediatrica. Lo so. Ettore mi ha parlato molto bene di lei. Ettore è mio marito di parte. No, guardi, mi fido del giudizio di Ettore. Non è soltanto bravo ragazzo, è puntuale e preciso. Beh, fossero tutti così i nostri fornitori. Anzi, le dica, deve venire anche lui all'inaugurazione. È invitato, eh? Certo. Io la ringrazio perché davvero sarei onorata e felice di lavorare qui. Bene. Allora, per quanto mi riguarda, qui abbiamo concluso. Se vuole può passare in amministrazione per formalizzare la sua assunzione. Grazie. Senta, c'è una cosa che voglio che lei sappia. Preferisco dirgliela io piuttosto che lo venga a sapere da qualcun altro. Si tratta della collega che lei dovrà sostituire. Non lo sapevo. La dottoressa prima di te. E quando è che è successo? L'altro ieri sera. Pare che si sia lanciata dalla finestra. Porca miseria, che brutta storia. Ma lascia stare, quando me l'ha detto ho pensato, ok, mi alzo e me ne vado. E ci credo. Adesso stai tranquilla, all'inizio farà un po' impressione, dai, ma no. Ma dai che io, ci devo stare io lì, da sola, di notte. Ti capisco, figurati. Ma come diceva non mi ricordo chi, è dei vivi che bisogna aver paura. Beh, vabbè, secondo te questa mi tranquillizza? No, per capire quanto mi conosci bene. Posso fare molto meglio. Ah, sì? La dottoressa Valentino nel buio della notte vagava solitaria nella clinica della morte. Oh, perché? Quanto sei stronzo. È perché sono felice. Dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buonanotte, bambini. Buonanotte. E niente chiacchiere, eh? Dopo la preghierina si dorme. Come sa, in questo piano c'è il reparto di riabilitazione e di ortopedia. Sì. Abbiamo aperto da poco, ma abbiamo già tanti bambini qui. Ho visto. E qui c'è la guardia medica, la sua stanza. Prego. I turni sono dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Scusi, ma è successo qui? Sì, poveretta, si è buttata da lì. Ah, ecco, non lo sapevo. Comunque, l'armadietto dei medicinali è nell'infermeria, appena fuori il reparto. Abbiamo anche un frigoriferino. Se vuole può lasciare qualcosa, non so, una bibita, un panino, un frutto. Mm-hmm. Sostanzialmente i controlli li facciamo noi ogni due ore. Quello che lei deve fare è tenersi a disposizione in caso di emergenze. Certo. Tutto chiaro, dottoressa? Sì, sì, sì. Fa un po' freddo qui, no? Sì, ha ragione, dottoressa. Forse c'è un guasto a riscaldamento. Domani faccio controllare. Grazie. Io sto nell'infermeria. Se ha bisogno di me, venga a bussare senza problemi. Grazie mille.
poi c'erano tutti questi libri sugli incubi, il lumino sulla finestra, una cosa angosciante. Vabbè, a me mi sembra chiaro segnale di una e non ci stava più con la testa. Forse. Senti, secondo te, ma se chiedessi di farmi assegnare a un altro reparto? Sinceramente, non lo so, rischi di passare per l'ultima arrivata che già crea problemi. Ma poi padre Severo non te l'aveva detto, non te l'ha già avvertito? Ma che dovessi stare proprio nella stessa stanza da cui si è buttata quella, no, non me l'ha detto. Non lo finisci? Un po' di nausea. Vuoi che ci parlo io con padre Severo? No. Ma lei no. Tanto poi con me c'è sempre la mia guardia del corpo. Ma chi? Come chi? Mister Fagiolino. Che pensa lui a farmi stare sempre contenta, mica te. Certo, adesso ci sta lui. Ah, certo. Thank you.
favore. Quando mi sei arrivato? Dove sei, mamma? Ehi, come ti chiami? Quando vieni, mamma? Stai tranquillo. Le mamme arrivano domani mattina, quando arriva il sole. Anche la mia mamma. Certo, anche la tua mamma. Giuro. Ma perché, dove sei? Sto facendo una passeggiata. Come mai? Niente, ho bisogno solo di un po' di luce. Ma è tutto a posto, ti sento strana. Senti, preparati, mi sa che io diventerò una di quelle mamme insopportabili e appiccicose. Ma dai! Stanotte c'era un bambino in clinica che piangeva. Mi mancava la mamma. Era disperato, ma proprio disperato. Ma sarà perché sta male, è normale, no? Non lo so. Però stavo pensando al nostro, il bambino. A tutto quello che abbiamo fatto per averlo. Io mi sa che lo voglio accanto a me almeno fino alle 25. 30. E lui è d'accordo? Certo che è d'accordo, ci ho parlato. Ah, ne avete parlato. Bianca? Ehi. Fai una cosa, vai a casa. Riposati, poi io ti passo a prendere e ti porto al lavoro, va bene? Grazie, amore. Ciao. Ma c'è una canzone, una ninna nanna che lei ti canta? E come fa? Vieni sonno, vieni, vieni che questa è l'ora, prendi il mio bambino, portalo via con te, vieni sonno. Vieni, vieni e non tardare, con questa ninna nanna, portalo via con te. Buonanotte. Dottoressa, con chi sta parlando? Con nessuno, da
tutto a posto. Ah, ma quindi lei è la nuova dottoressa? Sì, mi scusi. Sorella, può venire un momento con me? Sì, dottoressa, che succede? No, niente, le devo chiedere una cosa. Lei sa chi è la madre del bambino ricoverato nel letto numero 6? Ma non c'è nessun bambino ricoverato nel letto numero 6. Sì, padre, seriamente, io non ho nessun motivo per mentire, le sto dicendo la verità. E io le vorrei credere, dottoressa, con tutta la buona volontà, ma se non c'è, non c'è. Sì, però, padre, veramente... Anzi, la informo che il letto numero 6 è stato riservato ad una bambina che domani dovrà subire un intervento molto delicato per una frattura scomposta. Va bene, però io volevo dire... Se permette, ora ho da fare. Va bene. Capito? Secondo lui io mi sono sbagliata. Dice che mi sono confusa con un altro bambino. Io ci ho parlato, l'ho preso in braccio. Ma tu l'hai cercato dappertutto? Ma certo, in ogni stanza, ho chiesto a chiunque. Magari c'è una stanza dove padre Severo non vuole farti andare. E che fa, lo nasconde in una stanza segreta? Detta così sembra la maschera di ferro. Magari è un'indicazione precisa dei genitori, di tenerlo nascosto. Una cosa da ricchi. Non ha senso, scusa, non lo fanno vedere a una dottoressa. Amore mio, che ti devo dire? Forse è una questione di privacy? È il figlio segreto del Papa. Ettore, dai, non mi va che scherzi su questo bambino, veramente. Amore, ma che c'hai? Che mi dispiace. Tu non l'hai visto come piangeva. Arrivederci.
Tenuta! Qualcuno? Guardi dentro. Prima questo, poi la bambina sotto anestesia. Io non so se lei si rende conto della gravità della situazione. Me ne rendo conto benissimo, dottoressa. Ma è buona regola non giungere mai a conclusioni affrettate. Queste non sono conclusioni affrettate, questi sono fatti. Sì, fatti che mia competenza può curare, mia, non sua. Senta, io credo che sia stato il bambino del letto numero 6. La bambina, intende? Il bambino, quello che le ho detto di aver visto. Per cortesia. Speravo fosse un capitolo chiuso. Mi ascolti. Io le prometto che non dirò niente a nessuno, però veramente ho bisogno di sapere. Il bambino c'è e lei, per qualche oscuro motivo che io non voglio sapere, sta cercando di nascondere, è così? Io? Ma cosa sta dicendo? Padre, deve essere per forza lui, perché lui mi ha dato della bugiarda. Lui piangeva perché la mamma non veniva a trovarlo. Non è una coincidenza. Magari è una conseguenza invece che una coincidenza. Non capisco. Benedetta figliola, mi permette di chiamarla così, eh? Allora, lei comincia a chiedere a destra e a sinistra di questo fantomatico bambino. La voce si diffonde e qualche imbecille decide di fare uno scherzo. Ecco, questa è la conseguenza. Secondo lei la bambina sotto anestesia sarebbe uno scherzo? Ora, tecnicamente, sotto anestesia, come ha fatto ad arrivare al centro del corridoio in piena notte? Non lo so, sonnambulismo, succede. E comunque dovrebbe essere lei a darmi una spiegazione, perché è lei che aveva il compito di controllarla. O sbaglio? Bianca, a sto giro te lo devo dire che ha ragione padre Severo. Non era uno scherzo. Vabbè, ma se non era uno scherzo, cos'altro era? Ma perché non mi credi? Perché? Ma ti credo, Bianca, ti credo, figurati. Quante volte capita di vedere una cosa, interpretarla in un modo e poi rendersi conto che è tutt'altro? Sì, vabbè. Ma dai, insomma, devi passare tutte le notti in una stanza dove si è appena suicidata una. Con tutti dei cazzo di libri sugli incubi. Ma
chiunque si sarebbe fatto suggestionare. Non io, io sono un dottore, io non lavoro con la fantasia. Ok, allora parliamo di cose concrete? Sì. Quando padre Severo ti ha detto che quello che è successo alla bambina era una responsabilità tua, ti stava mandando un chiaro messaggio. Infatti è una responsabilità mia ed è per questo che voglio capire quello che è successo. Neanche il messaggio è che non devi creare problemi. Ma tu ti rendi conto che ti potrebbero mandare via? Sì. Ma magari si lamentano anche col mio capo, così la frittata è fatta. Certo, perché a te ti interessa solo questo. Guarda che facile essere orgogliosi. Ma se ami veramente qualcuno, l'orgoglio te lo metti in tasca. Quindi che devo fare secondo te? Niente. Assolutamente niente. Padre Severo è il direttore della clinica. Le risolvesse lui i problemi, ma perché ci devi andare di mezzo tu, amore mio? Bianca, che è sta faccia? Niente, sono stanca. Niente mica tanto. Alice, non la vedi un po' strana l'amica tua? Ultimamente ha sempre quest'aria abbattuta. Mi devo preoccupare? Sembra un po' depressa. No, non sono depressa. Sei depressa? Non sono depressa, sono stanca veramente. Sto male. Sicura? Sì, sicura. Guarda che non siamo all'esame di anatomia patologica, te lo ricordi? E che è successo? È andata con la febbre 40 e le placche in gola. Te pareva? Soprattutto, scusa, io non sono il professor Maneschi. Meno male. Se qualcosa non va, me lo puoi dire. Certo. Facciamo così. Prescrivo un giro d'analisi e così stiamo tranquilli tutti. Ma secondo te è il caso che continui ad andare di notte in clinica a fare i turni? Può lavorare o nelle sue condizioni, oppure... Certo che può lavorare. Non siamo fatte di vetro noi donne, eh? Adesso posso vedere il pargolo della zia? Dai. Ci siamo. Eccolo. Ma guarda, è impressionante. È carino, eh? Fagiolino di papà. Guarda come si muove. Mi somiglia. Bene, hai già i denti. Vedi, sembra tutto a posto, Bianca. Bianca, tu. Amore? Oi. Amore, che c'è? Amore, che è successo? Tutto bene? Tutto ok. Piano! Piano! Signora, va fatto! Buonasera, prego. Grazie. Non deve assolutamente preoccuparsi. Ma ha visto come soffriva? Evidentemente l'abbiamo un po' sballottato. Ecco la collega al turno di notte. Buonasera. Dottoressa, stavo spiegando alla signora che tu rimarrai qui tutta la notte, no? E dedicherai un pensiero speciale a suo figlio, dico bene? Certo, non si preoccupi. Grazie. Davide è in quella camera lì, letto numero 6.
presto, presto, venga con me! Oddio, oddio, oddio. È arrivato padre Severo. Ci parlo io. È un fatto gravissimo, dottoressa, gravissimo. È gravissimo. Io sinceramente mi stupisco che lei non abbia ancora chiamato la polizia. È stato il mio primo pensiero, le assicuro, ma poi... Ma lei si rende conto delle conseguenze per la clinica, per lei? Io ero di turno, sono responsabile, però di fronte a una violenza di questo tipo. Certo, ha ragione. Ma io ho anche il dovere di proteggere la struttura, le persone che ci lavorano, lei compresa. E come? Ignorando un fatto così grave? No, questo no. Ma se lo immagina cosa potrebbe succedere se la cosa venisse resa pubblica? Lo sa come sono i giornali e la televisione, ci farebbero a pezzi. E la clinica chiuderebbe domani stesso. I genitori del bambino non dicono niente. Sono scioccati, ovviamente. Me li ho convinti a non sporgere denuncia. Allora, padre, mi ascolti. Lei non può continuare a pensare che il libro sia stato uno scherzo. Per carità, non ricominci con questo suo bambino che non esiste, eh? Ma no, ma è tutto collegato. La prima volta l'ho trovato sul letto numero 6. I bambini sono stati aggrediti sul letto numero 6. Le cose che mi ha detto le ho trovate scritte nel libro e non possono essere tutte coincidenze. E lo sa che ci sono persone che cominciano a pensare che non dovrebbe più lavorare qui? Io? Perché? Non se lo immagina? Non penserete mica che sia stata io? No, no, no. Questo non lo credo affatto. Almeno per quanto mi riguarda. Ma lei ha parlato con i bambini che erano nella stanza? Sì, ci ho parlato. E nessuno ha visto niente. Almeno così dicono. Bambini, suore, medici, nessuno ha visto niente. Io non so come spiegarglielo. Però sto dicendo la verità. Ah, sì? Sì. Lei dice sempre la verità? Sì. Vede, ci sono molti modi per mentire. E nascondere la verità è uno di questi. Se lo ricordo nel suo primo colloquio, beh, lei si è guardata bene a dirmi che era incinta. È vero. Mi dispiace molto. Però questo, onestamente, non c'entra proprio niente con quello che è successo qui. C'entra con la fiducia. Non mi fraintenda, lei e suo marito siete due ottime persone. E avere un figlio è una benedizione, ma... Si mette nei miei panni. Come posso continuare a crederle? Mi dispiace veramente tanto. Ho sbagliato. Però, padre, dobbiamo capire chi è stato. Bene. E allora cominciamo a collaborare. Io le prometto che farò tutto il possibile, ma lei mi deve giurare che qualsiasi cosa succeda, verrà subito da me a riferire. Qualsiasi cosa succeda. Senza parlare con nessun altro. Intesi? Intesi. Padre Severo ha detto che non dobbiamo mettere più nessun bambino a letto numero 6. Ma allora è vero che è maledetto? Fai sapere, ma che dice? È solo per far stare tutti più tranquilli. Sì.
Sì, ma il bambino, quelle siringhe, lei cosa pensa? Chi può aver fatto una cosa così terribile? Padre Severo ha detto ai genitori che è stato un bambino disturbato e che già l'hanno fatto portare via. Un bambino disturbato? Qual è? Ma non esiste. È una bugia a fin di bene. Quindi volevano chiamare la polizia. Allora chi è stato? Non lo so. Però queste cose succedono sempre nel turno di notte. E solo in ortopedia. Eccellenza. Padre Severo, buongiorno a lei. A che devo questa bella improvvisata? Beh, lei lo sa. Stiamo per inaugurare la clinica e la sua presenza, se potesse venire, darebbe lustro. Padre Severo, il lustro lasciamo lei dividere la televisione. Potrebbe benedire la cerimonia. Perché lei non la può fare, la benedizione. Non ha dimenticato come si fa il prete, eh? Mi permetta di insistere, eccellenza. Ma lei allora è proprio un testone. Non è per cattiva volontà, ma sono giornate difficili. Peccato, perché donna Letizia ci teneva molto. Donna Letizia? Sarà presente alla cerimonia. Ma io credevo che non uscisse più di casa. Verrà giusto per l'occasione. E lo sa, ha dedicato anima e cuore alla clinica. Questa inaugurazione rappresenta per lei il compimento della sua missione. Lo sa che nell'ambiente si dice che potrebbe diventare una santa. Se lo meriterebbe. Sarò franco con lei, padre Severo. Mi piacerebbe poter conoscere una potenziale santa. Dottoressa!
Dottoressa! Ma che è successo? Si sente bene? Sì, sì, sì. Allora? Mi è caduta la fede. Non era un incubo perché ero sveglia, sono sicura. E allora com'è possibile? Come te lo spieghi? Il bambino aveva le ali, è volato via. Perché non mi credi? Bianca, seriamente. Ma tu credi possibile che un bambino si lanci dalla finestra e poi sparisca nel nulla? Io non ci torno lì. In clinica? Ti vuoi licenziare? Ettore, io ho paura. Ho paura per nostro figlio. Bianca, è un ospedale pediatrico. È un ospedale pediatrico dove vengono infilzati i bambini con le siringhe. Sì, mi rendo conto che è una cosa terribile, da fuori di testa. Ma vedrai che Padre Severo sistema tutto. Ma che cazzo me ne frega a me di Padre Severo? Un bambino viene infilzato con 30 siringhe, lui manco chiama la polizia, non sappiamo chi è stato. Guarda che lo dovresti ringraziare perché non ha chiamato la polizia. Ti ha protetto. Eri tu la responsabile del reparto quella sera, è la prima ad andarci di mezzo, saresti stata tu. Io non ci torno lì. Da Cristo santo, ci ho messo mesi a trovarti un lavoro. E ne troviamo un altro. E la fa facile lei. Chi lo trovi? Tu un altro. E nel frattempo nasce il bambino e che cosa facciamo? Continuiamo a campare soltanto col mio stipendio. Ma quando cazzo mai è successo, Ettore? Quando mai è successo? 5 anni di specialistica t'ho mantenuto io, te lo sei scordata? Vattene a fanculo. Vaffanculo, Ettore. Bianca, scusa. Bianca. Non mi toccare. Bianca, cerchiamo un altro lavoro. A questa storia non ci pensiamo più, dai. Tranquillo che ci torno in clinica. Su. Non mi toccare, ho detto. Thank you.
Oh! Oh! Questo cerchi di ammazzare. Grazie, grazie. Eravamo da sta finestra. Poi un coccolone. Che cazzo? Scusa che mi sta a scoppiare il cuore un attimo. Sono bianca. Francesco. Se vuoi sapere che ti ha preso che ti volevi buttare di sotto? Non lo so. Ma come non lo sai? Io arrivavo un secondo dopo, tu a quest'ora eri morta. Un senso di solitudine fortissima e una disperazione che l'unico modo per farla finire era buttarmi di sotto. Capito, però pure te mi aspetti un bambino. Io voglio morire. Quando tu mi hai afferrato è come se fossi tornata in me, io te lo giuro, non ero io, te lo giuro. Ci sto che mi incazzo. Strano forte, eh? Forse sto diventando pazza. No, ma io strano forte non era riferito a te, ma alla dottoressa Ponticelli. Che pure lei quando si è ammazzata ci sono rimasto del merda. Cioè, era una serena de cuore, capito? Forse stava male e voi non lo sapevate. Magari è sto posto. Che vuol dire? Il manicomio. Non sapevi che qui c'era un manicomio? E questa era l'ala dei bambini? Che l'hanno chiuso dopo la legge Basaglia? No. Che era un posto tremendo, tipo lager. Gli facevano pure elettroshock a quei poracci. Elettroshock? Sì. Strano. Come? No, è troppo assurdo. Cioè, dimmi pure perché io per filosofia mia credo a tutto quanto. Da quando sono qui in questa stanza, io non faccio altro che fare degli incubi. E ce n'era uno in cui ero legata a un tavolaccio e mi facevano un altro shock. Ma porca della puttana troia, lo vedi? Cioè, tu non sapevi che qua c'era un manicomio, sicura, sicura? Lo sapevo, perché? Ma mi sembra ovvio, no, scusa, tu, la dottoressa Ponticelli, il manicomio? Cioè, qui dentro per anni e anni si è accumulata la sofferenza di centinaia e centinaia di bambini. Tu ti rendi conto che bomba di energia pazzesca che è? E voi siete state tipo possedute? Noi siamo state possedute dall'energia. Sì. Basta che te leggi Italia Misteriosa, eh? Sono documentatissimi. Poi basta pure mo vai su internet, su YouTube, no? L'energia non si propaga nell'aria. Il dolore non rimane attaccato alle pareti, il dolore
finisce quando una persona muore. E allora i turisti che svengono nelle sale delle torture, come me lo spieghi? È suggestione, mancanza d'aria. Suggestione? Però te stessa mi hai detto che non sapevi che qui c'era un manicomio. Senti, fammi una cosa. Io mi rimango qua e tu mi racconti tutto quanto dall'inizio quello che è successo, eh? Così insieme cerchiamo di capire che è questa epidemia dei suicidi. No, sto bene, è tardi. No, ma chi te lascia? Almeno questa notte che non ti mollo. Cioè, momenti che ti viene matto, devo ributtare un'altra volta dalla finestra. Grazie. Vabbè, dai, tu. Dimmi tutto dalla prima volta che sei entrata qua. Io vado che fra un po' di turno. Mi dispiace, sarei distrutto. Mi sono abituato a fare dritte. Grazie. Prego. Via libera. Subito del suo grande progetto. Voleva trasformare quel rudere in un luogo dove i bambini potessero essere accolti, curati e amati. Oh. Non era un'impresa. Che sta a fare qua? Questo edificio costruito nello ascensore. Sì. Delle belle arti, di conseguenza si poteva procedere soltanto con costosissimo. Curva sud. Ci sono voluti 10 anni per portare a termine i lavori, in cui ho visto donna Letizia lottare con tutte le sue forze, implorando chi la poteva aiutare, insistendo fino allo sfinimento con chi invece ancora aveva dei dubbi, con chi ancora si rifiutava di farlo. Io al suo posto mi sarei arreso non una, ma 1000 volte. Invece donna Letizia, davanti a ogni difficoltà, mi diceva: vedrà padre che ne vale la pena. Se facciamo guarire anche un solo bambino, stiamo facendo la cosa giusta. Io non so come ringraziarla, donna Letizia. Faccia bene il suo lavoro. Non le chiedo altro. Di questo non può star certa, non ne dubiti. E oggi, grazie alla fede incrollabile di donna Letizia, possiamo finalmente dire che la missione è compiuta. Grazie. Allora è tutto organizzato, veniamo domani sera verso le 10. Cavaliere, per favore, lasciamo perdere. Ma suo padre, in fondo cosa le sto chiedendo? Di aprire una porta. Capito, ma se donna Letizia lo viene a sapere... Ma chi lo dice a donna Letizia? Ma che sono matto? Cioè, mi aiuti, perché sennò mia moglie mi fa una testa tanta. Cioè, stiamo parlando di una seduta spiritica. Non me lo dica. Se fosse per me, lei e le sue amiche, io le manderei a zappare la terra. Ma sono ricche, si annoiano e questa è la fissazione del momento. Ma scusi, non la possono fare da un'altra parte, che bisogna... Mi sta scherzando! Lei dice che è un'occasione irripetibile. È convinta che le anime dei bambini morti nel manicomio rimarranno lì fino a quando non aprirete la clinica. Lo capisce? Mi ha persino fatto ingaggiare una medium. Ma si rende conto? E sua moglie ci crede? Ma no, è un hobby, vuole provare il brividino. Senta, io non me la sento. Per favore, no, padre, no, per cortesia. No. Mia zia è stata molto gentile con lei. Non vogliamo ricambiare un po' questa gentilezza? Eh?
Bene, e ora se vogliamo procedere con la benedizione. Prego, eccellenza. Grazie. Signore nostro Dio, che nella tua provvidenza custodisci tutte le tue creature, salvaci con il tuo amore. Solleva con la tua santa mano i tuoi figli infermi. Sii tu il loro medico. Puoi scendere. Aspetta un attimo. Sperimentino il beneficio che aspettano da te, per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Mi scusi, padre, abbiamo avuto un piccolo problema. Sì, una delle mie amiche ci ha dato buca proprio all'ultimo secondo, non si sentiva bene. E come vede, noi siamo in quattro, ma le sedute vanno fatte in numero dispari. Giusto, madame Popescu? Rigorosamente. E quindi? Beh, avremmo bisogno di un quinto, se lei potesse. Non mi dica di no, la prego, padre. Padre, si è incattato. Ah, mi scusi. Il buffet è dentro, no? Sì. E allora andiamo. Le confesso che mi è venuta una discreta fame. Poveri bambini. Bianca, se vuoi, sto lavoro, lo lasciamo. Tranquilla, sto bene. Dottoressa, con chi sta parlando? Con nessuno.
Ettore, lo so che sembra assurdo, ma te lo giuro, lui. Amore, i bambini sono tutti uguali, si somigliano tutti. Cristo santo, non è una somiglianza, lo stesso sguardo è lui. Ma Bianca ha ragione, quella foto è del 59. Il tuo bambino mo dovrebbe avere 70 anni. Ettore, ho bisogno che tu mi creda, veramente. Ma Bianca, cazzo, mi stai chiedendo di credere a un fantasma? No, ti sto chiedendo di credere a tua moglie. Bah. Bianca, dove vai? Torna qui. Oggi è il tuo compleanno. Mamma non è venuta. Mamma non è venuta. Santissimo, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? È tutto finito, la clica, tutto. Padre, se è vero, ma che fa? Chiamo la polizia. Ma cos'è, impazzito? E se mia zia viene a sapere di questa storia? Ma non si rende conto cosa abbiamo fatto? Noi non abbiamo fatto nulla. È lei che si è ammazzata. State tranquilli. Adesso ci penso io. Sono Maria Pia, sono io, padre Severo. Mi scusi per l'ora che...
No, 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 tutto a posto, è che devo chiederle. Le vecchie cartelle cliniche del manicomio sono ancora di sotto negli scatoloni? Sì? Che lei sappia, ci sono delle copie in giro oppure sono state inserite in qualche computer? Sicura? Ah. No, 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 si preoccupi, ci penso io. Sì, 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 sì. No, è per un amico che deve fare una ricerca. Sì. Grazie, e mi scusi ancora per l'ora. Buonanotte, buonanotte. È assurdo che questo bambino sia un... Dai. Fantasma. Ma vuoi dire? Spirito inquieto, anima senza pace. Da quando sono ragazzino che sto in fissa con queste cose io. Fantasma. Secondo te perché lui fa del male a tutti quelli che stanno nel letto numero 6? Non lo so. In teoria bisognerebbe conoscere la sua storia. Loro fanno sempre le stesse azioni, tipo loop, capito? Hanno un campo d'azione limitato. O il posto dove hanno sofferto, dove è avvenuto il dramma. Fantasma non distingue né bene né male. E magari sto bambino si è bloccato sulla rabbia, sul rancore. E quindi per questo lui fa male agli altri? Non ci crederanno mai, lo sai, sì? Lo so, sì. Sono anni che mi vengono pescendo a me. Che lo dici? Qualcuno? Qualcuno? Sei tu? Fermarlo, Francesco. Lo possiamo fare soltanto io e te. Eppure subito.
E ti chiedi per matto di giocare con l'altro ragazzino a freccette stasera? Sono a posto. Ma come lo fermiamo? In teoria dovremmo muovere fino al suo tormento per fargli ritrovare la pace. In pratica? In pratica non è uno scherzo a Bianca. C'è Tiwari che era un indiano, c'è morto per dare caccia a fantasmi, eh? E nessuno sa come è successo. Quindi per precauzione, siccome sei incinta, me ne occupo io. No, perché lui appare a me e l'ho visto io. Vabbè, senti. Prima cerchiamo un attimo di capire e ordinare le cose e poi vediamo come fa. Ok. Allora, è sempre la stessa storia del lupo, no? Cioè, sto bambino ci avrà un'ossessione. La madre? Dice sempre voglio la mamma non viene. Cerchiamo la madre. Beh, ma dopo tutto questo tempo sarà morta, Francesco, no? E chi te l'ha detto? Scusa, la foto che hai visto tu è del 59? Metti che l'ha fatto quando era giovane? Cioè, potrebbe avere fra 80, 90 anni? E dove la troviamo? Tanto possiamo sapere chi è. Come? Archivi. C'è qualcuno? Oh? Buonasera. Bianca. Non c'è nessuno. E la luce? Boh, qualche rincoglionita avrà lasciata accesa. I cartelli cliniche stanno dentro a questi scatoloni qua. C'è pure l'anno, vedi? Iniziamo da quelle del 59, come nella foto. Ok. Che però non sono in ordine cronologico. Mi sa di no. Vabbè che lo troviamo lo stesso. Ce n'è una. Lascia. Grazie. Quanto pesava. Lascia qua, ci penso io. Tu guarda se ce ne stanno altre. Ok. Oh, qua ce n'è un'altra. Oh, il tuo peso. Tutto ok? Sì. Meglio lo scatolone che la schiena mia. Eccolo. Sei sicura? Si chiama Michele Altibrandi. Nato a Roma il 18 febbraio 1951 ed è deceduto il 18 febbraio del 59. È morto il giorno del compleanno suo? Si è suicidato il giorno del compleanno suo. Causa della morte e suicidio. La finestra? Te l'hai pure vista, no? Io non l'ho semplicemente visto. Io so quello che provo. Certo, bambino morto suicida. In realtà quando un bambino si uccide è come se praticasse un omicidio inverso. Lui punisce se stesso, ma vuole punire qualcun altro. E quindi è per questo che ha cercato di uccidervi? No.
Quello che ha fatto con me la Ponticelli è stata una richiesta d'aiuto. Che ci aveva? Disturbo psicotico lieve. Sporadica condotta antisociale. Gli facevano l'elettroshock. Oggi per una cosa così neanche ti ricoverano. Genitori? Allora, padre ignoto. Madre Letizia Altibrandi. Nata a Roma il 23 gennaio 1934. 34? 85? 85 anni, potrebbe essere ancora viva. Guarda su internet. Sì. Ma non prende bene qua. Trovo più persone. Letizia Altibrandi. Eccola. Guarda, c'è pure la foto. Ingrandisci. Chi è? Salve, sono la dottoressa Valentino della clinica. Mi scusi per l'ora, ma è un'emergenza. Che emergenza? Che è successo? Ho bisogno di parlare subito con la signora Altibrandi. A quest'ora? La signora sta per mettersi a letto. La prego, è importante, le dica che si tratta di suo figlio, Michele. Dottoressa, la signora non ha figli. Deve esserci un errore. Clifford, falla entrare. Signora, glielo ripeto, mi ascolti. È successo qualcosa. Qualcosa che mi ha spinto a buttarmi dalla stessa finestra da cui si è uccisa la mia collega. Qualcosa che l'ha spinto? Ma che significa qualcosa? Quella finestra è la stessa da cui si è suicidato suo figlio. E lei come fa a saperlo? Chi gliel'ha detto? Io l'ho visto, signora. Ma chi ha visto? Suo figlio Michele. Lei è pazza. La prego, noi le stiamo soltanto chiedendo di venire con noi, poi la vedrà con i suoi occhi. Che le costa? 20 minuti di macchina, se poi non ci crede ci può pure fare una bella denuncia. Guardi che io lo so che sembra incredibile, ma suo figlio e il suo spirito è lì. Sta aspettando la sua mamma. Sono 60 anni che l'aspetta. Dottoressa, io vivo da 60 anni con un chiodo conficcato nel cuore e ci morirò con questo dolore. Ma non significa che mi faccio prendere in giro da voi. Con tutto rispetto, signora, ma lei crede al paradiso, all'inferno e al purgatorio, non crede... Clifford! Accompagna i signori alla porta. Prego, dovete uscire. Vieni, sonno, vieni, vieni che questa è l'ora. Prendi il mio bambino, portalo via con te. Vieni, sonno, vieni, vieni e non tardare. Con questa ninna nanna, portalo via con te. Ma questa è la ninna nanna che cantavo al mio bambino. Nessuno la conosceva. No? Solo io e lui. Avevo solo 16 anni quando ero una bambina stupida e ingenua. E lui...
Comunque, è successo quel che è successo. Quel galantuomo è scomparso. Per coprire lo scandalo, i miei genitori mi hanno fatto sposare con un uomo di quasi 20 anni più grande. È principe. Cercò di farsi piacere mio figlio, ma Michele aveva un carattere che nessuno riusciva a capire, forse nemmeno io. Perché lo ha fatto ricoverare? Perché? Potrei dirle che è stata colpa di mio marito che non riusciva a sopportare quel bambino che non sorrideva mai e spesso aveva scatti di rabbia, che riusciva a stare tranquillo solo con me. Ma perché non andava a trovarlo? Mio marito diceva che i medici non volevano, che doveva abituarsi a stare senza di me. Come così? Almeno il giorno del suo compleanno. Sono andata. Mi hanno detto che era troppo agitato, che non era il caso. E io non me la sono sentita di insistere. E quella sera stessa mi hanno detto che cosa aveva fatto. Adesso può salvarla, signora. Sono 60 anni che aspetta sua madre. Mi sembra impossibile. È tutta una questione di prospettiva, signora. Da come uno guarda le cose. Se li chiami fantasmi, ti vengono per scemo. Se li chiami angeli, pare una roba santa. Ma magari è la stessa cosa. Bianca, lo ricordi di Wari? Indiano. Da come si comporta sto bambino, un'entità maligna? Perché voleva la sua mamma. La stiamo portando. Andiamo. Venga, signora. Qui ci sono i posti dove appare di più. Uno è la guardia medica dove è morto. E l'altro è il letto numero 6. Ci tiene tanto a quel letto, non si sa il perché. Il primo giorno, quando l'ho portato, lui ancora non sapeva che l'avrei lasciato. Poi gliel'ho detto. Si è aggrappato a me e le suore non riuscivano a staccarmelo di dosso. Piangeva, urlava e allora l'ho preso in braccio e l'ho portato a letto. Al letto numero 6. E poi gli ho cantato la nostra Ninna Nanna e gli ho detto: aspettami qui, qui sei al sicuro. La mamma torna presto. La mamma torna presto. Signora, dobbiamo andare. Dove? Nella guardia medica. No, per favore. Dove è morto, no. Signora, nell'altra stanza ci sono i bambini. È qui? Sì. Aspetti un secondo. Stai attento ai bambini, soprattutto al letto numero 6. Che può entrare da sola? Tu pensa ai bambini. Bianca. Entriamo.
E adesso? Aspettiamo. È successo qui? Da questa finestra? Sa qual è la cosa più orribile in tutto questo? È che un tempo sembrava normale. Normale rinchiudere un bambino come Michele in un manicomio. Ho lasciato che soffrisse fino al punto di scegliere la morte. Credete sia possibile il perdono per una simile colpa? Io ti perdono, mamma. Ma devi restare con me per sempre. Bianca! Oh! Che sta da fare? Andando a dormire un po'? Vuoi che venga con te? Sì, è giusto. Io ho cominciato questo orrore. E io... lo farò finire. Yeah.
La dottoressa Ponticelli, la donna che si è suicidata, lei la conosceva? No. Dovrebbe chiedere a padre Severo, il direttore della clinica. Non riusciamo a contattarlo. Neanch'io riesco a parlargli. Avete provato con le suore? Sì, non sanno nulla. Andrà tutto bene, sì, amore. Bene. Non hai rischi qualcosa? Pare di no. Il bambino? Il dottore ha detto che sta bene anche lui. Amore, perdona. Avrei dovuto crederti subito. Scusami. La prossima volta credi alle donne, eh? Così stai tranquillo e campi meglio. Francesco. Ettore. Come stai? Ci ha detto culo, l'anno via, ci è andata meglio di Wario, lo so. Vieni, sonno, vieni, vieni che questa è l'ora. Prendi il mio bambino, portalo via con te. Vieni, sonno, vieni, vieni e non tardare. Con questa ninna nanna, portalo via con te.